Allora, ciao a tutti, mi chiamo Walter Mandaliti e insomma presento così in poco tempo, in breve tempo, un libro che ho scritto, insomma, che si chiama Giocolieri, Matti e Menestrelli e che ho pubblicato non molto tempo fa con la Kairos Edizione, che ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta. Insomma, allora di cosa parla il libro? Il libro è un romanzo, come qualcuno forse sa, forse ha letto. Insomma, è un romanzo in cui sono intrecciate diverse storie, storie d'amore e storie anche, insomma, un po' più cruente, fatte di persone così un po' al chiaroscuro, in cui i protagonisti sono persone un po' così al chiaroscuro. Insomma, non molto, per così dire, persone non molto oneste, però lo scopo del libro appunto è quello di porre in risalto il più possibile il sentimento, l'amore, per cui tutte le storie raccontate, narrate, sono da considerarsi mera fantascienza, o perlomeno completamente surreali, insomma, perché il mio obiettivo sin dall'inizio era quello di far prevalere l'amore, il sentimento, per cui non è da rintracciare un messaggio di odio, torno a ripetere come ho fatto anche in altre circostanze, in altre sedi, non ci sono messaggi d'odio, ci sono, è vero, ci sono delle scene cruente e particolarmente pesanti, ma sono altrettanto surreali, sono pesanti tanto quanto surreali. E fantasiose, per cui il messaggio di fondo è quello della rivalsa dell'amore. Amore che può essere sia di natura, insomma, di natura affettiva, ma un sentimento che lega un padre e una figlia. Penso a Bernard e a Judith, insomma, Bernard che è un droghiere, insomma, è un commerciante, Judith è la figlia, insomma, si vede nelle pagine del libro perché ha voglia, un po' di tempo libero da investire, insomma, nella lettura di questo romanzo, capisce che Bernard, insomma, è legato alla figlia e cerca dal suo punto di vista di darle una guida, di darle un'indicazione, insomma, di distoglierla dal suo punto di vista da eventuali pericoli. Ma c'è anche l'amore inteso nel senso passionale del termine, che può legare persone di sesso opposto come persone dello stesso sesso. Persone di sesso opposto, c'è la storia d'amore probabilmente principale, il perneo del romanzo, se dal mio punto di vista, quella che lega Mafalda e il medico, una persona che non ha un nome, che è vicino a una delle persone più terribili del romanzo, un politico, ed è un malfattore, insomma, è uno che deruba e boicotta e fa tante altre cose brutte, insomma, però ripeto, sono tanto brutte quanto surreali, quanto irrealistiche. C'è l'immagine di questi matti, di queste persone incoscienti che vagano da un angolo all'altro in cerca di una speranza perché sono stati derubati, sono stati, insomma, maltrattati e boicottati da questa persona, da questa figura dei venti, che in realtà, insomma, il cui ruolo viene svelato alla fine del romanzo, forse. Ma nemmeno perché riesce a, per così dire, a sfuggire, vuoi per il potere, vuoi per il carattere, alle maglie della giustizia degli uomini. Ora, per cui c'è la storia, appunto, c'è questa storia d'amore controversa, difficile, tra Mafalda, che insomma è una donna bellissima, tanto bella quanto triste, però, perché insomma è legata a questa persona da cui non riesce a slegarsi. E per cui nutre un vero sentimento, sebbene sia colta in momenti di, come dire, sebbene attraversi dei momenti difficili, no? Come spesso accade in una coppia, per cui magari dice anche delle cose poco belle nei confronti di quest'altra persona, del medico, però il suo è un legame vero, è innamorata, insomma. Come dire, sono urla d'amore, ma non è odio, ecco, nel senso negativo del termine. Poi ci sono altre storie, altre storie d'amore, ovviamente non è l'unica storia d'amore, quella di Mafalda e del medico, ma ce ne sono altre, quella della stessa Giuditta, la figlia di Bernard del droghiere, con
un custode del Camposanto, Gioacchino, oppure che poi insomma lascia per un brigadiere, insomma per un gendarme. E ci sono queste storie d'amore che si intrecciano, si vede nel romanzo che si creano e si srotolano e si intrecciano in continuazione, di pagina in pagina, nel mentre ci sono ci sono ospedali e matti che vagano, insomma, e operatori sanitari che cercano di dare, insomma, un po' di conforto a queste persone che sono state derubate, che si ritrovano così, insomma, vittime della sventura e degli abusi degli uomini. E poi che dire, io dico sempre che ogni libro che ho scritto, faccio come hobby, ho scritto così, insomma, ogni tanto mi capita di scrivere qualcos'altro, ma lo faccio per mero hobby, non è il mio lavoro. Però questi libri che ho scritto, per me sono come dei figli, perché insomma, no, c'è una parte di se stessi, no? Una parte di sentimento. E poi ci sono anch'io e sono. In quel contesto sono Sirius, Monsieur Sirius, che è uno che va in giro a rompere le scatole a tutti perché vende il suo brandy, insomma, e quindi lo si vede ogni tanto che compare, che spunta, mentre gli altri, insomma, fanno altre cose, insomma, e c'è lui che compare di tanto in tanto, che vende il brandy e discute con qualcuno, insomma, niente di che, e fa qualche intervento di natura scientifica, perché è quello che fa di mestiere, è quello che fa, che ha studiato e che fa di mestiere, per cui ogni tanto lo si vede che propone una qualche curiosità, che propina dal suo punto di vista, ovviamente, una qualche curiosità a qualcun altro, è tutto qui. Poi ci sono, come dire, è stato un romanzo difficile perché ho cercato di creare delle immagini nuove dal mio. Secondo i miei limiti, chiaramente, però mi sono sforzato di creare delle immagini. Come dire, ecco, in ogni pagina c'è il tentativo di costruire una nuova immagine per lasciare, per rinnovare la suspense, per così dire, no? Per cui c'è anche questo aspetto, per cui ci sono le torri, ci sono i castelli, c'è, insomma. Ci sono le varie sale dei nobili, delle case dei nobili, come ci sono anche le abitazioni delle persone semplici, dei privati, insomma, vengono descritte. Cerco di descrivere, insomma, cerco di consegnare queste immagini. Non è stato semplice perché non mi sono basato su nessuna storia che ho letto su libri o su fatti che mi riguardano personalmente, è pura fantasia. Certamente i libri che ho letto sono, come dire, chiaramente mi hanno dato, no? È come quando si va a scuola, no? Si impara a scrivere perché si legge, è la stessa cosa, si impara a scrivere un romanzo, forse a scrivere un racconto perché alle volte si legge tanto, no? E io mi reputo un lettore discreto, insomma, leggo tanti libri, sono amante dei classici, per cui insomma, e quindi c'è questa figura monumentale, tanto monumentale quanto secondaria, però, che è Antoine, il barone, che sarebbe la controfigura, per così dire, sarebbe la figura opposta a Simone dei Venti, che è il cattivo, appunto, di cui non ho detto il nome fino ad ora. E il barone Antoine è il sovrintendente dell'arte e dello sport nel romanzo, una figura importante, però ripeto, tanto importante quanto secondaria, perché Antoine è una persona buona, è una persona che ha qualche anno in più di Simone dei Venti, è un politico anche lui, come Simone dei Venti, però ripeto, è una persona buona, capisce che è giunto il suo momento e allora, insomma, quando gli comunicano la decisione del Consiglio di Sovrintendenza di dare quell'incarico, cioè la sovrintendenza dell'arte dello sport, ad un'altra persona, lui è contento, dice in fondo è giusto che anche altre persone abbiano spazi. E se fa un passo indietro? Fa un passo indietro, però ci ripensa quando sente il nome di De Venti, perché De Venti, perlomeno nelle stanze del potere, ma anche nelle stanze delle case dei civili, dei comuni, civili, delle persone comuni, è noto in parte per il suo malaffare, per le sue politiche losche, però non ci, al solito non ci sono prove, non ci sono prove a sufficienza, eccetera, eccetera. Però, insomma, è così. E Antoine è un po', come dire, sovrintendente dell'arte dello sport, incarna tutte le mie letture pregresse. Fondamentalmente, incarna tutti i grandi autori che ho letto, come ho scritto anche in altre sedi più volte, però
Ripeto, non è nessuna figura, non è collocabile a nessuna persona fisica realmente esistente, eccetera, eccetera, perché, ma semplicemente per il fatto che, insomma, è un romanzo che poggia pesantemente sulla fantasia e non possono esserci delle traslitterazioni né in ambito scientifico, che è quello che faccio di mestiere sino ad oggi, e né in altri contesti letterari o di altro tipo, perché è un romanzo che nasce. Torno a ripetere, come puro svago e come pura fantasia, ecco tutto qui. E poi, se volete, mi fa piacere se lo leggete, insomma, e se lo apprezzate. È una soddisfazione personale, come quando si dice: beh, hai un figlio, beh, tuo figlio però, sai, è intelligente e ha dei begli occhi. Allora io sono contento. Con quello stesso entusiasmo, perlomeno non dico con quello stesso entusiasmo, non ho questa presunzione, però dico sono contento con quello stesso spirito, ecco, mi sforzo di essere contento con quello stesso spirito. Quindi, Giocolieri, Matti e Menestrelli, Eros Edizioni di Walter Mangaliti.